Ciao, benvenuti al mio podcast. Questo è un audio che registro solo e esclusivamente per il podcast. E di cosa voglio parlare in questo audio? Beh, vorrei fare un riassunto di quello che ho combinato con voi questa settimana perché è importante, secondo me, trarre delle conclusioni dalle tante cose dette durante le live, dalle tante cose dette in chat. E la cosa più importante, secondo me, è quella di spiegare per quale motivo... Impieghiamo il nostro tempo a fare arte, musica e a sperimentare il bello. E quali sono le varie sfumature per farlo? Perché ci sono vari modi per. Per approcciare l'arte ci sono modi passivi, quindi, anche se poi scopriremo all'interno di questo podcast che non esiste un vero e proprio modo passivo. Quindi, per modo passivo, adesso intendiamo quando io sono davanti a un quadro e lo percepisco e faccio un viaggio al suo interno con la fantasia e con i sentimenti e con le emozioni. Oppure ci sono modi attivi come prendere una tela bianca e dipingerla. E in questo modo sei tu stesso che Fai assumere a quella tela i colori di, di, dei tuoi sentimenti, delle tue emozioni, del tuo gusto. Perché dico che non c'è un vero e proprio modo passivo per uh, sperimentare l'arte? Perché anche se sei dall'altra parte e stai ascoltando un concerto, o stai uh, guardando una tela o un, o un museo, penso la volta che sono andata agli uffizi di Firenze, 15 anni fa ormai. Non, quello non si può definire mh, approccio passivo perché entri dentro quella galleria e ti fai un viaggio emotivo attraverso millenni di emozioni umane che è incredibile, altro che passivo. Ed è proprio questo il motivo. Quando sei davanti a un quadro, davanti a un'opera, a teatro, a guardare, a vedere e ascoltare un Puccini o un, un Verdi o un Bizet, in quel momento tu diventi parte di quell'opera e assumi le connotazioni emotive che l'autore ha inserito all'interno di quella determinata opera. Ed è per questo che l'arte, in ogni caso, anche se vissuta in maniera, tra virgolette, passiva, ma non è passiva, diventa qualcosa di fantastico, di unico, perché attiva il tuo cervello e attiva nello stesso tempo la parte emotiva. Del nostro cervello, che se vuoi puoi chiamare cuore, o se vuoi puoi chiamare anima, o se vuoi puoi chiamare tranquillamente corteccia e, e capiamo che cosa ci capiamo. Ma la cosa bella è proprio questa. Allora, perché eh, nel mio caso faccio della mia vita l'obiettivo della mia vita è insegnare alle persone a farla in modo attivo, in modo attiva l'arte, in particolare la musica. Te lo spiego subito. Non è perché ho desiderio di promuovere, di far nascere nuovi geni della musica, ma semplicemente perché nel momento, per esempio nel mio caso, in cui per la prima volta ho preso in mano un pennello e ho provato a dipingere su una tela un qualsiasi eh, paesaggio o un soggetto, mi sono resa conto ancora più profondamente della grandezza. Del, di quei pittori che adoro e che mi hanno fatto veramente perdere ore e ore davanti a una loro opera all'interno, perdendomi totalmente in questa meraviglia. Io sono molto soggetta a, a sindromi come quella di Stendhal perché ci sono musei nei quali sono stata davanti a un'opera e non sono più riuscita a staccarmi per non lo so, 20-25 minuti, cioè da farmi portare via. E infatti, io non, ho difficoltà a farmi un museo intero, sto male fisicamente male perché non reggo tutta quella bellezza. Cosa vuol dire che non la reggo? Non la reggo perché diventa, diventa impegnativo. Se hai quel filtro, eh, se hai tolto quel filtro che ti protegge dalla bellezza estrema delle cose, diventa troppo. cioè tu, tu non hai più un'armatura, un perché magari. Hai fatto come me, hai lavorato tutta la vita per eh, stare senza quell'armatura e godere delle cose, commuoverti davanti a un paesaggio, commuoverti per un profumo, commuoverti per qualsiasi cosa senza filtrare e poi se ti mettono in un museo tutte queste bellezze una dopo l'altra, l'unica possibilità che hai è a un certo punto chiudere. Chiudere quella valvola e passare in maniera indifferente davanti a cose che magari sono stupende, e non puoi, non, non è possibile, cioè, non puoi passare davanti a un Botticelli e dire: Boh, vabbè, passa avanti perché sono già full e l'ho ho prese già tutte queste meraviglie, non, non, non ce la posso fare sentirne ancora. Quindi, perché io promuovo eh, l'apprendimento del pianoforte per questo motivo? Perché nel momento in cui tu Metti la mano sul pianoforte e produci un suono, poi due, poi tre, poi una melodia. Ecco, in quel momento ti rendi conto di che magia sia la musica e di che magia sia quella che ascolti, che prima magari ascoltavi con fascino, con, con grande felicità, ma è la meraviglia, cioè il processo della meraviglia, è un qualcosa che io professo e che adoro. La possibilità di meravigliarsi, meravigliarsi davanti a un'opera, meravigliarsi davanti a un paesaggio e provare proprio quello che Leopardi definiva come eh, una sensazione così grande che il cuore a un certo punto si spaura e non ce la fa perché è troppo, troppo, troppo grande quella, quella sensazione. E cosa succede in quel momento? Eh, o ti scendono giù le lacrime, cosa che a me capita spesso quando... Non, non ce la faccio a reggere tutta quella, que quella bellezza e però è anche la porta per l'estasi cioè tu arrivi in uno stato di tale felicità di meraviglia che ti chiedi come, come come fai a non capire qual è il senso della vita se è proprio quello cioè provare un'emozione e riuscire a provare un'emozione di meraviglia simile il secondo passo il secondo passaggio che allora lì sfiori veramente l'infinito è quello di provare questo processo di meraviglia assieme a una o più altre persone e quindi condividere questa sensazione con più persone. È esattamente come stare a tavola, aver cucinato benissimo e mangiare da solo, oppure condividere il tuo pasto, il, quello che hai cucinato, con più persone. E lo dico spesso perché le persone che seguono il mio canale e quello che faccio, eh, che, con le quali ho un rapporto diretto anche grazie alla chat di Sognando il Piano su Telegram. Eh, mi scrivono delle cose bellissime, ma veramente bellissime. Io mi alzo, leggo quelle cose e mi commuovo. Mi commuovo perché dico: ma veramente le stanno scrivendo a me, ma davvero? Perché io a prescindere condividerei quello che faccio, ma sapere che quello che condivido, ha un impatto così importante su alcune persone mi riempie il cuore perché mi rendo conto che, che è quello, cioè è veramente quello il, il mio scopo e la cosa più bella che posso provare. E sono davvero felice. Ed è per questo che dico: quando si può condividere qualcosa di bello con più persone, io penso che non ci sia obiettivo e ambizione più alta. Quindi niente, pubblicamente ringrazio veramente queste persone che mi seguono, delle quali io potrei dire un, un nome dopo l'altro, perché ormai con quel tipo di messaggio entrano davvero a far parte delle persone che ho a cuore. E quindi grazie a tutti, grazie a tutti e spero che continuerete a seguirmi e a darmi questo stimolo nel migliorare sempre e nel condividere ancora di più le bellezze. D'altronde come scrivevo forse stamattina nella chat, i musicisti e gli artisti in generale hanno un compito secondo me, ed è quello di condividere in, con un linguaggio che è quello artistico le emozioni che provano nella vita. E io sono un'avida ricercatrice di emozioni, e questo non vuol dire che cerchi emozioni da paura, montagne russe o altre cose simili. A me basta. Basta abbastanza poco perché trovo arte anche in uno sguardo, anche in un, in un contenuto, in qualsiasi cosa e riesco a percepirlo perché appunto sono senza filtri e poi lo trasformo in un linguaggio per tutti accessibile, che è quello musicale, ed è quello della spiegazione della musica. Spiegando la musica io permetto a tutti di arrivare a una consapevolezza di quanto bello sia ascoltare certi brani che magari da soli non avrebbero ottenuto e quindi basta oggi pubblicamente dichiaro la mia mission la mia mission è quella di oltre a eh, portare in ogni caso un pianoforte e nel cuore di tutti la musica ma anche quella di portare con me nella mia casa musicale tutte le persone in modo che siano mie ospiti e io possa trattarle eh, facendogli scoprire un mondo meraviglioso ciao a tutti